Confindustria con il presidente Giuseppe Bruno, i vigili del fuoco, la provincia con i suoi tecnici, i sindaci della zona, l'ASI, tutti intorno allo stesso tavolo per risolvere la questione dello svincolo sull'Ofantina che porta alla zona industriale di San Mango sul Calore e in altri comuni. Causa smottamenti, il tratto è chiuso da mesi con grave disagio per imprese e residenti. Il tratto è di competenza della provincia, il terreno che lo costeggia ricade nel comune di Chiusano. In attesa della riapertura si è deciso di migliorare la segnaletica per evitare pericolose inversioni. Successivamente ci sarà un incontro con autorità di bacino per verificare la possibilità di installare una rete paramassi e pulire i canali dell'acqua per favorirne il drenaggio. Che tipo di disagi sta creando la chiusura del tratto stradale? Ma dal punto di vista industriale crea numerose problematicità, perché noi abbiamo un collegamento con il nucleo industriale di San Manco e Paternopoli, che è il flusso, diciamo così, maggiore per quella zona. E abbiamo una difficoltà di accesso soprattutto per alcuni comuni, San Manco, Fontana Rosa, Paternopoli, ma lo stesso Gesualdo, lo sto dicendo perché Chiusano forse vive meno questa problematica, perché il territorio di Chiusano ha una aggirabilità di strade molto ampia. Però io credo che la lotta va fatta con più comuni. Potremmo proporre di mettere dei paramassi per evitare di fare grossi progetti che si perde molto tempo. Se questa soluzione è fattibile, creerebbe l'accesso, cioè faremo subito l'apertura dello svincolo, quindi toglieremo subito il disagio. Creeremo pure la barriera in modo che non ci sia pericolo per l'incolumità pubblica, che è la cosa più importante, è la soluzione meno costosa secondo me, perché se si vogliono fare risanamenti penso che la situazione sarà molto lunga.